Beh, che dire, siamo al bivio per andare verso Fes. Abbiamo percorso la strada, la R419, che ad essere sinceri ce l'aspettavamo molto densa di paesaggi e di panorami, e al tempo stesso era piena di Maria. Sì, di campi di Maria, perché è andata così. A un certo punto Carlo si è fermato, mi ha superato, si è fermato e io mi sono fermato dietro di lui, si stava soffiando il naso. E praticamente, dopo essersi soffiato il naso, io a questo punto ho detto, ah, scendo, faccio due passi e mi affaccio verso la panoramica. La panoramica era bella, era tutta verde, era tutta coltivata da questi cespuglietti che lì per lì, poi un po' per la stanchezza, poi un po' perché eravamo affascinati da tutto il contesto, non abbiamo ricollegato e stavamo attraversando il riff noto per le sue piantagioni di marijuana. Quindi niente, immortaliamo questo istante e facciamo un paio di foto. Tempo di fare un paio di foto, e a un certo punto un tizio con un fare poco cordiale ci intima di no foto, dice. Ok, quindi a questo punto non è proprio il caso di discutere. Sollevato le mani al cielo e messa in bella vista la macchina fotografica, e direttamente gli ho fatto vedere che la riponevo nella tasca del giacchetto. Dopodiché, piano piano, senza dargli troppo le spalle, mi sono avvicinato alla moto e praticamente siamo andati via. Sì, tecnicamente siamo andati via, ma in pratica siamo scappati. Siamo scappati al punto che non ci siamo fermati per i prossimi 100 km, alias quando abbiamo dovuto fare il pieno la Yamaha di Carlo. E adesso niente, siamo qui a questo bivio che potete vedere. Diciamo che potrebbe essere un po' l'anticamera del deserto. E qua ci troviamo a dover scegliere se proseguire verso Ifrane oppure tagliare verso Fes. Da quello che dice la guida, Ifrane è una cittadella molto carina, molto ben curata, che assomiglia a una Svizzera marocchina. Diciamo che la curiosità è tanta, però allo stesso tempo non abbiamo tempo di poterci dedicare anche a Ifrane. E di conseguenza abbiamo di comune accordo, senza troppo pensarci, deciso di puntare verso Fes. E a questo punto, da un bivio abbandonato in mezzo al nulla, Carlo, Marco, il minareto, le signore dietro di me, un abbraccione, ciao!